fontana, chiesa, palazzo, piazza. Mi chiamo Barnaby Gunning, sono un architetto inglese e mia moglie e i nostri figli sono nati tutti quanti qua all'Aquila. La cosa che ho sentito subito dopo il terremoto è che ho l'età di dover fare qualcosa, un dovere morale, perché se uno non si mette avanti adesso e non lavora, la città non può rianimarsi. Io penso ai nostri figli, ai nostri nipoti, loro devono avere la possibilità di pensare del loro futuro in questa città. Magari decidono di andare altrove, ma se non possono neanche pensare di stare qua, come fanno? Mi sono rivolto a Google perché ho capito che credo che è l'unica azienda a livello mondiale che ha la capacità di riunire, di seguire i progetti che nascono dal basso. Il nostro progetto cerca di creare un modello 3D dell'intera città. Abbiamo fatto una serie di weekend a settembre, ottobre e novembre dove in totale 400 persone hanno collaborato e siamo venuti in centro in gruppi di 25 persone a fotografare gli edifici. Io lo chiamavo scansionare edifici perché dovevamo coprire a tappeto tutte le facciate di tutti gli edifici del centro storico, creando un archivio su internet che sta sul nostro sito comefacciamo.com. E, insomma, essendo 600 edifici, capivamo subito che questo non è un lavoro che puoi mettere due o tre persone e lo fanno. Era meglio coinvolgere quanto persone possibile. Quindi abbiamo fatto un appello al pubblico dicendo veniteci ad aiutare a prendere queste foto. E si sono presentati in tanti. Poi la cosa bella è che erano persone normali, cioè non professionisti. E, insomma, c'era qualche fotografo professionista, però generalmente parliamo di persone normali che fino ad adesso non potevano fare nulla, cioè si sentivano le mani legate perché non hanno conoscenze tecniche, ma andare a prendere le foto qualsiasi persona lo poteva fare. E infatti avevamo persone da 18 anni a 70 anni, avevamo persone che erano insegnanti, persone che erano studenti, persone che l'hanno fatto per divertimento, persino due clown sono venuti da Roma a farlo, insomma tanta gente. Mi chiamo Simone Nicolò, sono un ingegnere informatico che lavora a Google. È la prima volta che stiamo creando un modello della città, di una città dopo un evento così grave come il terremoto. Il modello tridimensionale dell'Aquila noi speriamo possa servire a stimolare la ricostruzione e la discussione sulla ricostruzione. Può essere uno strumento utilissimo, questo modello tridimensionale dell'Aquila, per progettare e sperimentare con idee sulla ricostruzione. Questo fa parte della filosofia di Google, che è una filosofia basata sul fatto di condividere più informazioni possibile con gli utenti. Gli strumenti principali che stiamo usando in questa ricostruzione direi che sono tre. Sono Google Earth, che permette di visualizzare i modelli dopo che sono stati costruiti. Google SketchUp, che è un programma di modellazione in tre dimensioni che si presta molto bene alla modellazione di una città come l'Aquila, e Google Building Maker, che è uno strumento di modellazione in tre dimensioni molto semplice, che si basa invece che sulla geometria tridimensionale su delle foto aeree, che si chiamano oblique, fatte all'Aquila dopo il sisma. Building Maker particolarmente non richiede nessuna competenza specifica dal punto di vista architettonico o della modellazione virtuale in tre dimensioni, e quindi noi crediamo fortemente che questo sia lo strumento adatto per la ricostruzione dell'Aquila. Non solo, Building Maker permette anche di modellare da qualsiasi parte del mondo. La cosa bella di questo progetto, la cosa che secondo me lo lega a Google parecchio, è che non è un progetto fatto da uno grande che viene a mostrare quello che si può fare, che dice guarda facciamo tutto noi. È una cosa dove persone singoli lavorando insieme riescono a fare tantissimo. Infatti il problema dell'Aquila è risolvibile anche in questo modo, perché è un problema immenso, ma se uno pensa a una collaborazione di persone messe insieme si può fare tanto, e questo rientra specificatamente nel modus operandi di Google. E quindi ho lanciato una specie di sfida a Google ad aprile scorso, dicendo che questo sarebbe stato un ottimo uso dei loro strumenti. L'hanno accolto profondamente e stanno aiutando in tutte le maniere, non facendo il lavoro, però
trovando il modo di aiutarci a fare lavoro insieme con altre persone. E questo significa anche che diventerà un progetto che durerà a lungo. Partecipare a questo progetto è molto semplice, basta scegliere un edificio sul sito comefacciamo.com, modellarlo con uno degli strumenti messi a disposizione da Google e poi caricarlo in rete sui nostri server per la nostra poi approvazione di questo modello per inclusione in Google Earth. Una volta che il modello viene incluso in Google Earth è visibile a tutti. E l'obiettivo finale è di vedere questa città rianimata, che riprende la vita, perché una città non è fatta solo di edifici, una città è fatta di persone e qua mancano le persone. Siamo nella piazza principale della città, di sabato, ora di pranzo. Normalmente qua c'era un casino di gente, il mercato, attività. E adesso ci siamo noi, un po' di vigile del fuoco, tre cani. Non è una città viva. E il modello 3D, anche se è una cosa astratta, serve per capire come ridare vita alla città. E questo è l'obiettivo finale.